Che è una cittadina che fino a qualche decennio addietro sorgeva sulle rive del lago d'Aral. In questo luogo dove mi trovo adesso si vedevano le acque turchesi del lago d'Aral. Alle mie spalle invece si possono notare i relitti dei pescherecci abbandonati, perché ormai il lago si è ritirato a circa 180 km da qui, la superficie lacustre si è ridotta notevolmente, e molti di quei pescatori che si guadagnavano da vivere grazie all'attività della pesca sono dovuti emigrare da Mojnac e cercare un lavoro altrove per sostenere la propria famiglia. Certo è impressionante trovarsi qui, passeggiare su questa sabbia ormai desertica e pensare che solo fino a qualche decennio addietro sulla mia testa ci sarebbe stata una colonna d'acqua di alcuni metri d'altezza. Questo veramente ci fa capire la forza della natura, ma anche l'insipienza dell'uomo. L'uomo riesce a cambiare i connotati della natura, come si vede in questo caso, ma la natura si prende la rivalsa. Se da un lato i popoli dell'Asia centrale hanno per decenni prelevato l'acqua di questi fiumi e hanno quindi provocato l'abbassamento di alcune decine di metri del lago, riducendone drasticamente la superficie, dall'altro lato c'è la rivalsa della natura, per cui l'elevata salinità delle acque rimaste ha determinato la scomparsa completa della flora e della fauna lacustre, e il sale depositatosi dopo il prosciugamento delle acque viene continuamente spazzato dai forti venti, e tutte le aree circostanti praticamente sono soggette a desertificazione. Inoltre, riducendosi drasticamente la massa d'acqua, è venuto a mancare anche l'effetto termoregolatore, per cui il clima in questa vasta regione circostante è sempre più torrido d'estate e più rigido d'inverno. Le carcasse arrugginite dei pescherecci, abbandonati ormai su questa sabbia desertica, trasmettono veramente tanta tristezza e rappresentano anche l'emblema di un etnocidio, nel senso che appunto questa etnia, questo popolo praticamente non è più lo stesso, perché noi dobbiamo immaginare che fino a qualche tempo fa queste persone vivevano di pesca, la dieta si basava sui prodotti della pesca. Oggi invece Mojnac è diventato un paese lunare, non c'è agricoltura perché tutta la vegetazione è rinsecchita a causa dell'elevata salinità, e quindi le persone devono praticamente acquistare tutti i prodotti dell'agricoltura, tutto ciò che serve per l'alimentazione devono importarlo da fuori. Qui nel piccolo museo di Mojnac il lago d'Aral rivive in queste
pittura di qualche decennio addietro, emerge con tutta evidenza l'importanza di questo centro, di questa città portuale. По дороге домой, быстроногий конь. Дорогая, суемчик приготовь, мы везем подарки, а не слезы и кровь. Mizdakan, una cittadina abitata sin dall'antichità, distrutta da Tamerlano, successivamente utilizzata come luogo di sepoltura e oggi rappresenta uno dei più grandi cimiteri che mi è capitato di vedere, un'intera collina ricoperta di tombe, alcune molto recenti, risalenti a qualche settimana addietro. Tra l'altro qui c'è anche l'usanza di lasciare sul tumulo di terra della tomba il catafalco sul quale è stato trasportato il feretro. По дороге домой, быстроногий конь. Дорогая, суетчик приготовь, мы везем подарки, а не слезы и кровь. По дороге домой, быстроногий конь. Дорогая, суемчик приготовь, мы везем подарки, а не слезы и кровь. Quello che si vede alle mie spalle è la Chilpilk, è una torre del silenzio. Qui i seguaci di Zoroastro portavano i cadaveri dei loro cari per essere spolpati dagli avvoltoi, così come prevedeva la tradizione zoroastriana. Ricordiamoci che in questa regione il culto di Zoroastro era molto diffuso fino all'avvento della religione musulmana. Мечтах пробархан, безгранична тоска, осыпучих песках, золотых миражах и зеленых глазах. По дороге домой. Быстроногий конь. Дорогая, суемчик приготовь, мы везем подарки, а не слезы и кровь.
звездой, взгляженный молодой, бесконечной тропой, добираясь домой. Ты как будто болел, ты коня не жалел. По дороге домой, быстроногий конь. Дорогая, суетчик приказ. Trovo nell'accampamento di yurte di Ayaz Kala. Come si vede, questo luogo è popolato da queste tipiche tende dell'Asia centrale. Se osserviamo bene, più in là, a qualche centinaio di metri, sorge l'Ayaz Kala, ossia un complesso di fortezze dalle quali dominavano i sovrani che si sono succeduti nel tempo fino a qualche decennio addietro. Padaroghe d'amore. E questa è la fortezza di Ayaz Kala. Daragaya, soyenchi prigatot, мы везем подарки. Они слезы и кровь. По дороге домой. Быстроногий конь. Дорогая, суетчи приготовь. Мы везем подарки, а не слезы и кровь.